Vedete qui ragazzi, che panorama. Ah, devo andare via perché non mi sono venuto disorganizzato. Facciamo manovra. Facciamo la luce perché almeno. Ce ne andiamo a casetta, facciamo un twist qua, andiamo la prima, ridotta, senza cappottarci. Possibilmente, no? Andiamo tranquilli, tranquilli ragazzi. Andiamo qua. Prima ridotta. Ok. Blocco centrale inserito. Facciamo un bel twist. Luce dentro, lasciamo. Proviamo a fare un twist ragazzi, facciamo un twist, vediamo la ruota posteriore sinistra come lavora l'ammortizzatore con la molla pulsante, eh? Montoni è tutto lì, non ci cappottiamo perché siamo da soli, ottimo, cioè, ci sono anche due persone, proviamo il puntone qui. Massima escursione. La pietra contro pietra. Vi è sembrato ragazzi che un po' di questo l'abbiamo fatto, non estremo estremo. Seconda, ok. Se ce ne andiamo tranquilli tranquilli, facciamo un po' di prospettiva anche quella della Iro 8, mettiamo avanti sotto al paraurti.
qua la turbina. Ringraziamo un po' la turbina. Qui è tutto nero, qualcuno ha spaccato qualche coppa di lotto. Vai, vecchia. Guarda di tutta, finta di tutta, maniche corte, perché fino a ieri si schiatavano di caldo, ragazzi, si moriva veramente dal caldo, picci così. Oggi tutta la mattinata piove, con di vento forte, in alta montagna 700 metri, in alta collina 700 metri, non so. Fa peschetto alle 8 di sera. Defender DD5, una bella scalpita qui sui Monte dei Pini a 750 metri di altezza circa. Sono stato sprovvisto perché ho sbagliato io, sono andato così leggero e faceva un po' freschino, però abbiamo provato il nostro drone che mi ha dato un po' di problemi. Si è attivato l'errore dell'ECG dell'elica, del problema, insomma qualche elica dovrebbe essere un po' sfasata, insomma, o irregolare. Il drone è nuovo, ha fatto solo un primo volo a casa di prova 10 giorni fa, prima delle ragazze, quando l'ho ripreso dal gestore di Roma,
E poi ho portato 3-4 giorni di mini viaggio che ho fatto in Abruzzo, ma purtroppo lì per mappe di spese, di flight, era sempre parte, non avendo l'autorizzazione, mi sono guidato al lago di Scanno, lì a Barrea, a Pescasserra, a Moreno, insomma, lo Schioppo, mi sono fidato per andare a alzarmi in volo. Super, provate i rotto, i rotto, sempre, insomma, con le ventose, come vedete, come se, non so se in quella questa prospettiva vedete quella ventosa che è stata davanti al paraurto, verso il corpo e dietro al paratanco, sia, guarda, sto scendendo su la strada di sconnessa di montagna a 30 all'ora, sono salito su 40, tipo sui 40 km orari, con buche di sconnessa, fuori strada, quella è top, ragazzi, è consigliatissima, vero costa, io l'ho presa, diciamo, con l'applicazione e ne ho prese una qui montata, due e la terza è qui dentro, tre ne ho, ragazzi, fantastico, questo è uno dei prodotti consigliati originali che ho fatto. Poi ragazzi, che dire, di nuovo, se vi piacciono i contenuti, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, parecchi like, cliccatemi like, se volete anche dislike mettetemi nei commenti cosa non vi è piaciuto, se volete darmi qualche consiglio per il canale, qualcosa che potete dire anche per il canale per quanto riguarda il tech, i viaggi, insomma, fuori strada. Accendete la campanellina per essere informati così le notifiche dei futuri video che usciranno. E un saluto dal vostro e carissimo Eric Veda, il suo scudiero Death in Define. A presto! Allora ragazzi, contenuto extra. Proviamo la velocità di 90-100 all'ora della nostra cosa GoPro. Facciamo scaricare un po' di turbine anche al nostro Defender. Every single day.